Allora, ho realizzato per fare i buchi sul disco, ho realizzato questo template che vi lascerò praticamente il link al mio sito dove scaricare il PDF. È un PDF in formato A2 e provvederete poi a scaricarlo, dopo averlo stampato, a tagliarlo. Nello stesso disegno, oltre a un po' di riempiticcio, importante c'è questo qui che è il disco strobo. Per controllare con la tensione di rete a 50 Hz che il disco giri a 750 giri al minuto. Ora andremo a tagliarlo, prima in maniera grossolana, poi in maniera più precisa, per poi applicarlo al disco e poi successivamente al trapano per fare gli opportuni buchi. Prima di passare al trapano sarà necessario, per essere più precisi, ricorrere a un punteruolo per fare bene bene i centri dei buchi. Già che ci siamo, tagliamo anche questo in maniera grossolana. Mi metto da parte anche l'etichetta SCO, che la riutilizzerò per qualcos'altro, visto che già ci sono, e il resto lo buttiamo. Adesso provvederò a tagliarlo con maggiore precisione. Allora, qui praticamente già avevamo un buco da 6 che avevo fatto qui sotto, e diciamo che ho fatto male a fare prima quel buco. In realtà dovrei fare il disco oppure tracciare il disco, fare i buchi e poi tagliare questo qua. Ho fatto tutto al contrario. Bom. Ora adesso, avete visto che ho già tagliato, questo fa poi qui in mezzo, eh? Avete visto che ho tagliato la dima o template in inglese, e adesso la devo fissare in qualche maniera, in maniera tale che praticamente dopo potrò essere più tranquillo sulla tracciatura dei fori. Fissarlo ci viene in aiuto una buona cara vecchia colla da carta. Teniamo fisso. Poi dopo che avremo fatto i fori, prima adesso eviterò di mettere la colla laddove dovrò fare i buchi, perché ho paura che poi la colla farà increspare la carta. Per fine la spandiamo bene bene bene
si cambiano idee in corso d'opera, l'ho incollato tutto. Una cosa importante, spesso la camera per vedere, far vedere, poi comunque lo potete visualizzare bene il template. Ci ho scritto una cosa importante, l'ho scritta in inglese, va bene, spero che sia utile per chiunque sulla faccia della terra. Il primo buco si trova a 126 mm dal centro, l'ultimo a 146 mm dal centro. Quando si stampa bisogna far sì che il file sia stampato senza adattamento all'area di stampa. Perché? Se quando lo stampiamo prendendo l'opzione di adattamento all'area di stampa, questa dimensione non sarà più precisa. Non sarà più un disco largo 30 di diametro di 30 cm, bensì diventerà chissà cosa. Quindi è importante che sia, per ottenere una immagine che sia 2x3, che sia stampato senza adattamento all'area di stampa, così che la stampante ve lo ristamperà così com'è nelle sue dimensioni. Quello che non c'entra sul foglio non ce lo mette, ma il file è già stato fatto in maniera tale da essere preciso così.